Buongiorno ragazzi, ben ritrovati in questa nuova puntata della serie Parabole a Gogo. Il brano che ho scelto di raccontarvi è la parabola del buon samaritano. E dove si trova? Si trova nel Vangelo di Luca. E la cornice è quella di un dialogo fra Gesù e un dottore della legge, il quale, appunto, un uomo colto, un esperto delle scritture, vuole mettere alla prova Gesù e gli chiede: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Una bella domanda. Allora Gesù risponde, ma anche lui con un'altra domanda: che cosa sta scritto nella legge? Gli risponde: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Hai risposto bene, fa questo e vivrai, gli risponde Gesù. Potrebbe finire qui il dialogo, ma la domanda che scaturisce subito dopo è: chi è il mio prossimo? Già all'inizio della Bibbia, nel libro della Genesi, un altro personaggio, Caino, quando viene interpellato da Dio, il quale gli chiede: dov'è tuo fratello Abele? Aveva risposto: sono forse io il custode di mio fratello? E, come dire, il percorso dell'umanità è segnato un po' anche da diciamo dall'indifferenza verso il prossimo, in quel caso era addirittura suo fratello. Allora Gesù capisce che c'è bisogno di un esempio più concreto e quindi con una parabola prova a spiegare chi è il prossimo. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai di più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Ecco allora che la domanda chi è il mio prossimo viene ribaltata da Gesù. Quando dice chi è che si è fatto prossimo dell'uomo aggredito dai viandanti. Il bello di questa parabola è il fatto di potersi immedesimare un po' in ognuno di questi personaggi. C'è l'uomo che compie un viaggio, un cammino. Ci sono i briganti, coloro che diciamo, si approfittano delle persone. C'è il sacerdote, quindi una persona di alto profilo, che sa quali sono le cose giuste da fare. C'è il levita, una persona con un certo prestigio sociale. E poi c'è il samaritano, quello, in poche parole, odiato da tutti, perché i samaritani all'epoca erano considerati degli eretici dagli stessi giudei. Ebbene, proprio quest'ultimo è colui che si interessa invece dell'uomo sofferente, colui che si ferma e dedica un po' del suo tempo all'uomo aggredito. Ecco, allora lasciamoci provocare un po' da questa parabola ad avere uno sguardo che sia attivo, che possa in un qualche modo mettere in moto la nostra vicinanza verso gli altri. E in queste settimane ne abbiamo sentite parecchie di idee, di iniziative, di volontariato, per la quale non è necessario, come dire, un curriculum, non delle capacità straordinarie, ma anche soltanto il nostro tempo, la nostra voglia di camminare insieme e di uno sguardo di compassione. Vi ringrazio allora per l'attenzione e vi auguro, oltre che una buona giornata, di lasciarvi provocare dalla parabola del buon samaritano.